Sabato 3 ottobre torna a Teramo Sport sotto le stelle. Dalle 18 fino a tarda notte il centro storico sarà animato da tutte le attività sportive. Sì, credo che sia un evento che tutti i teramani lo aspettano e non il teramani, perché anche fuori provincia arriveranno persone importanti. Diciamo che è un evento dove ora si è caratterizzato con tanto sport, tanta musica, tanto divertimento per i bambini, proprio la notte bianca dello sport. C'è tutto, quindi se un ragazzino ancora non sa che tipo di sport vuole fare, lì lo può scegliere, perché potrà non solo vedere ma anche esibirsi. Quindi siamo contenti per questa situazione, ma più che altro perché sarà veramente una giornata di divertimento, tanta musica anche dopo le 11 per stare insieme, proprio una giornata a formato famiglia. Importante questa giornata dedicata allo sport anche e soprattutto per le attività commerciali. Beh, direi di sì, soprattutto per le attività commerciali. Noi abbiamo fatto un tavolo permanente dedicato proprio alla notte dello sport. Abbiamo chiesto, perché chiaramente non possiamo obbligare i commercianti a rimanere aperti, però abbiamo chiesto che magari per quella sera rimangano aperti e facciano magari, che ne so, anche delle vetrine a tema per questa serata, che potrebbe essere per loro una buona occasione di commercio. Le novità di quest'anno quali saranno? Ma io posso citare sicuramente l'importante intervento di nuovi testimonial a questo evento, degli sportivi che hanno dato lustro alla nostra regione anche al di fuori dei confini nazionali. Chiara Ianni, che è stata già vice campionessa nazionale nel 2013. Quante discipline sportive andranno in scena sabato? Ma saranno oltre 150 i punti dove verranno in qualche modo esibite diverse discipline sportive, quindi ovviamente l'opportunità per conoscere anche quelle che hanno una visibilità minore.